questo vuoto atterrisce. Prigionieri di un brandello di spazio, combatterete allo stremo delle forze di misteriosi elementi. L'assenza di materia, l'odore dell'equilibrio, la vertigine dai lati molteplici e il cupo desiderio di tornare a terra. Tutto questo sarà schiacciante. Tale vertigine è il dramma della danza sul filo. Ma di quello non ho paura. Un poetico parallelismo tra il funambolismo e la vita di tutti i giorni alla ricerca di un continuo equilibrio, questo sul filo delle parole, lo spettacolo che ha chiuso la rassegna Anfiteatro sotto le stelle, il cartellone voluto da Fondazione Guido d'Arezzo e Comune di Arezzo nel suggestivo scenario dell'Anfiteatro Romano. Sul palco sono così saliti i maestri della Libera Accademia del Teatro per una riflessione sull'attualità tra difficoltà quotidiane e desiderio di porsi sempre nuovi obiettivi. Tutti quanti siamo funamboli nella vita e non dobbiamo aver paura, anzi, di quell'equilibrio che va sempre cercato passo dopo passo. Noi abbiamo cercato di fare anche questo, no? Mettendo insieme un equilibrio tra teatro, saltimbanchi, musiche. La serata, nata dall'idea e dalla regia di Andrea Biagiotti, si è sviluppata attraverso una serie di letture ispirate al trattato di funambolismo di Philippe Petit, il funambolo di fama mondiale che ha attraversato su un filo le distanze tra le guglie di Notre Dame o tra le torri gemelle. Attenzione, attenzione, siete padroni del filo, è vero, ma l'essenziale è inscrivere nell'altitudine movimenti così immobili che non lasciano traccia. L'essenziale è nella semplicità. Ecco perché il lungo cammino verso la perfezione è orizzontale. Di una persona che ha rischiato la vita per un sogno, e anche noi che facciamo con grande modestia e serietà, diciamo, il nostro lavoro, non rischiamo la vita, ma cerchiamo sempre di avere quel punto di equilibrio di cui lui parla nel suo libro continuamente, perché nella vita, nell'arte, in ogni situazione è sempre difficile trovare il punto di equilibrio. In un momento poi come questo della nostra società abbiamo sentito con ancora più urgenza il desiderio di raccontarlo.